facendo, eh? Vi ho visto. Ma come non lo sapete che questo è un gattino tigre che quando cresce vi mangia tutti, eh? Oh, scappiamo! Ciao. Ciao. Com'è andata? E com'è andata? Come al solito. Si lamenta. Si lamenta in continuazione. Allora è meglio che vada. Tra l'altro oggi deve anche venire l'avvocato. L'avvocato? Mm-hmm. Anna, mi dispiace. Non vorrei vederti andare là tutte le mattine. Non la fare così tragica, mamma. E poi scusa, dovrò pure guadagnare qualcosa, no? Se voglio iscrivermi all'università. Speriamo che venga presto quel giorno, eh? È certo che verrà presto. Io sono una testa dura, non mollo. Ciao. Ciao, ciao. Piano, 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 piano. Vai, vai, vai. Rai Fiction e gli altri non li dico perché li premiamo dopo. Chiamo qui Francesco Nardella e Daniela Troncelliti. Fremantle Italia con noi Renata Anzano e Dario Morelli. Michelangelo Tommaso e Samantha Piccinetti. Amici di Patrimonio Italiano TV, ben ritrovati a una nuova puntata di Italian Heritage qui su Patrimonio Italiano TV. Una puntata un po' speciale, una puntata diciamo celebrativa, come potete leggere in alto sulla mia testa. Festeggiamo un compleanno speciale, festeggiamo i 23 anni di Un Posto al Sole. Avete visto in apertura una scena girata il 21 ottobre 1996 che un po' per curiosità, potremmo dire, capitò anche quell'anno di lunedì, proprio come quest'anno. E all'epoca Samuela Sardo era la prima attrice ad apparire in video per quella che poi sarebbe diventata la serie, la soap opera più longeva, e poi subito dopo Maria Basile, rispettivamente Anna Boschi e Maria Boschi. Di tutto questo, e come anche poi di quello che avete visto di quella celebrazione alla Camera dei Deputati, ne parliamo subito con il direttore editoriale, il mio socio, collega e amico Luigi Liberti in collegamento da Napoli. Buon pomeriggio Luigi. Buon pomeriggio a tutti qua, a tutti i nostri tre spettatori e anche a te Mike. Siamo... Come dire, siamo in un... possiamo dire che giochiamo un po' in casa, no Luigi? Stiamo celebrando un prodotto made in Naples, un prodotto italianissimo, e un prodotto che però, insomma, deve le sue fortune non solo all'Italia ma anche all'estero, perché parliamo di un prodotto che lega tantissimi italiani anche fuori dai confini nazionali. Certamente, infatti non è un caso che quando svegliamo anche i nostri telespettatori, quando ci è arrivata la segnalazione, la nomination da parte loro proprio per dare il nostro riconoscimento a Un Posto al Sole, siamo stati contentissimi perché è un prodotto made in Naples, quindi ovviamente per noi che siamo partenopei c'ha sicuramente un valore in più, e poi soprattutto è un orgoglio nazionale, perché in questi anni ogni volta che viaggiamo e che andiamo in giro per il mondo nelle comunità italiane è inevitabile che ci possano chiedere dell'attore, del personaggio, più che dell'attore, del personaggio di Un Posto al Sole, della storia, e anche un po' vediamo come vivono l'Italia attraverso questa produzione che nel tempo ha dimostrato grande caparbietà, determinazione, anche un'intelligenza
produttiva nel riuscire a mantenersi al passo con i tempi, che non è sicuramente una cosa facile. Infatti, se andiamo a vedere le produzioni che c'erano 23 anni fa, forse credo che Se un posto al sole sia l'unica che è rimasta. Esatto, sicuramente in Italia sì, è l'unica produzione che è rimasta. C'erano stati altri due tentativi, comunque riusciti, però che si sono fermati decisamente prima. Luigi, abbiamo tantissima carne al fuoco in questo specialissimo, direi, di Un posto al sole, perché avremo un po' di video esclusivissimi di Patrimonio Italiano TV, ma avremo anche un po' di curiosità, un po' di aneddoti legati anche alla stretta attualità, perché lo sveliamo subito, diciamo che sei stato, e i nostri telespettatori ti hanno visto, quindi sveliamo poco, in realtà non è proprio un segreto, sei stato negli States e sei stato accompagnato da due protagonisti di Un posto al sole, che negli ultimi mesi, diciamo, le cui vicende della soap opera negli ultimi mesi tengono molto banco e di cui si è parlato tanto anche negli Stati Uniti. Ci farei una bella, come dire, un bel resoconto di quelli particolari. Sì, diciamo che sto vivendo nelle ultime settimane Un posto al sole al 100%, perché sono stato gentilmente invitato nel centro di produzione Rai di Napoli per assistere non solo a dei backstage delle scene di Un posto al sole, che poi ovviamente dopo vedremo. Ho intervistato i protagonisti e anche i vari produttori, e questo, diciamo, è stata un'esperienza molto bella, perché abbiamo potuto raccontare ai nostri italiani che ci seguono dall'estero le curiosità e faremo vedere delle scene inedite che sicuramente loro desiderano, perché, ripeto, soprattutto all'estero ci sta un trasporto ed un entusiasmo nei confronti di questa produzione che è paragonabile a quella dei grandi campioni di calcio. Infatti scherzavo con Maria e con Amato, che sono i due attori che sono venuti, che hanno partecipato alla grande manifestazione organizzata da Tony Di Piazza, New York Canta, e poi sono venuti con noi alla parata, alla Fifth Avenue del Columbus Day. Scherzavo con loro, dicevo, vedo delle scene paragonabili solamente ai grandi campioni. Parlo di persone che attendevano il momento per potersi avvicinare, li scrutavano, delle scene bellissime. Infatti poi dopo daremo spazio alle immagini, che hanno colpito pure molto i ragazzi, non solo loro che sono giovani, ma anche, diciamo, gli attori che in passato si sono trovati lì a New York, come in qualsiasi parte del mondo, che anche nell'intervista che abbiamo fatto ad altri attori raccontano di lettere, perché ricordiamoci che la produzione è iniziata 23 anni fa, di lettere e oggi di messaggi provenienti veramente dai posti più disparati del mondo. Tra l'altro tu parlavi poc'anzi proprio di non solo del presente, ma anche di incontri passati. Io approfitto per mostrare, ne parleremo dopo faremo vedere proprio l'attualità, cioè il presente, cioè quest'anno, ovvero il viaggio con Amato Dauria e Maria Maurigi. Io sto mostrando giusto un passaggio dello scorso anno, sempre da Tony Di Piazza, con Michelangelo Tommaso, che avevamo incontrato l'anno scorso, quindi diciamo anche noi siamo stati decisamente sul pezzo. Tante cose, una delle quali riguarda anche un Chuck, ma ne parleremo dopo, non sveliamo subito tutto, perché veramente abbiamo imparato anche un po' di cose che magari al di qua dello schermo non si notano, ma al di là, quando sei proprio dentro, insomma, vieni a conoscere, e noi da spettatori anche un po' ci siamo incuriositi. Io direi però, Gigi, di passare adesso la parola a te, ovvero al te che hai registrato, che hai realizzato la prima di una serie di interviste proprio da Napoli, dal centro di produzione Rai,
con due importanti elementi, esponenti, possiamo dire, due membri molto autorevoli della produzione di Un Posto al Sole. E parliamo di Cinzia Guzzi, del centro di produzione Rai di Napoli, e di Renata Anzano di Fremantle Media Italia, appunto, che sono due delle tre, insieme a Rai Fiction, produzioni di Un Posto al Sole. Lanciamo subito il video e poi ne torniamo a parlare qui in studio. Esempio virtuoso di coproduzione tra pubblico e privato, Rai Fiction e Fremantle Media e Centro di Produzione Rai di Napoli. E questo è probabilmente il segreto del successo di Un Posto al Sole. E oggi abbiamo con noi due produttori esecutivi, Renata Anzano e Cinzia Guzzi. Buonasera. Benvenuti su Patrimonio Italiano TV. Salve, salve. Ti dico una data, 31 gennaio 1997. Oddio. Sì, sei ben informato. Ho iniziato Un Posto al Sole il 31 gennaio del lontano 97. E, tra l'altro io ho iniziato con Rai perché lavoravo per Rai all'epoca e poi dopo 2 anni sono passata in Fremantle. E niente, ho conosciuto quindi le due realtà. Devo dire che con entrambe mi sono trovata benissimo. Queste due realtà che sono molto diverse ma anche uguali. Io ero già al centro di produzione di Napoli e il mio esordio, Un Posto al Sole, è stato come in qualità di planner. Quindi io facevo i piani di produzione, che era una figura prettamente, allora era la Grandi, poi passata a Pearson e per poi essere Fremantle. E quindi io ho avuto il piacere, insomma, l'onore di acquisire il know-how da questa grande società che è appunto oggi la Fremantle. Quindi questo è stato il mio esordio Un Posto al Sole. Poi sono ritornata a distanza di una decina di anni in qualità di produttore esecutivo. Siete le colonne di questa produzione, due donne che hanno anche l'intelligenza di riuscire a lavorare assieme. Sì, devo spendere delle parole a proposito perché veramente tra la Rai, il centro di produzione, Rai Fiction e Fremantle c'è un'ottima sinergia. Tra me e Renata in particolar modo, riusciamo sempre a risolvere i problemi nel migliore dei modi e cercando appunto di ottimizzare i tempi, i luoghi, gli attori, insomma qualsiasi situazione per il bene di questa produzione. Un episodio in questi 23 anni dove veramente hai pensato quasi di dire ok, questo non riesco a farlo, poi invece magari con il supporto di tutti siete riusciti a realizzare un qualcosa di importante nonostante un budget limitato. Allora, non farcela mai. Perché diciamo, il segreto di Un Posto al Sole è andare sempre avanti, in qualunque momento, in qualunque situazione. E diciamo che una delle forze, secondo me, di Un Posto al Sole è il forte legame con la scrittura. Nelle altre produzioni la scrittura è un po' isolata dalla produzione, a volte si trova anche in città diverse, invece da noi siamo vicini quasi diciamo, di scrivanie. E immediatamente quando c'è un problema noi ci rivolgiamo subito agli autori che hanno l'intelligenza e anche la modestia di cambiare, la capacità di cambiare al volo la sceneggiatura in base all'esigenza diciamo da noi richiesta. Ma ricordo veramente tanti esempi da quando Marzio Onorato si è rotto il braccio e quindi è dovuto venire a girare con un tutore che non era previsto e noi abbiamo inserito il tutore nelle scene, abbiamo fatto finta che cadeva e quindi al volo abbiamo cambiato la scena e quindi ha girato col tutore. Oppure la stessa Clotilde Salvatino, la Giovanna Landolfi, la poliziotta che praticamente si è rotta una gamba sulla neve nel periodo di Natale e quindi quando è venuta a girare aveva questa gamba che non l'abbiamo inserito nella scena come, anzi, è diventata una cosa, diciamo, fondamentale della scena che abbiamo girato. Quindi è proprio la capacità di adeguarsi e di non fermarsi mai. Quindi se piove, magari ecco, ci chiamano dal set, anche se noi comunque tutte abbiamo sempre le previsioni del tempo, eccetera, però se ci chiamano dal set che ci dicono sta piovendo, noi cerchiamo di cambiare la scena al volo e di modificarla, magari dicendo oh, ma guarda, sta piovendo così all'improvviso e quindi sì, anche il Si fa di dialogo su necessità questo. virtù. Assolutamente sì. L'importante è non fermarsi, mai, mai, qualunque cosa succeda. Una soddisfazione, beh, ce ne sono tante nel quotidiano, ma il rapporto con gli attori che,
come ti posso dire, ci sta sempre questo volersi bene, volersi stare sempre insieme, condividere. Noi condividiamo tutto, quindi nel bene e nel male. Il piacere di una festa piuttosto che appunto lo stare insieme. Io dico che siamo un'unica famiglia, noi Rai e con i colleghi della Fremantle siamo un'unica famiglia, e questa è la gioia più grande secondo me, dopo 23 anni avere sempre questo spirito, capito? Andare avanti sempre e comunque. Raccontaci la prima esterna internazionale di un Posto al Sole, come è nata l'idea, come l'avete preparata e soprattutto poi come è stato di girare all'estero? Allora, no, l'abbiamo preparata in poco tempo, devo dire, perché Patrizio Rispo mi disse che aveva conosciuto Tony Di Piazza, gli italoamericani, eccetera, che erano veramente pazzi di noi, di Un Posto al Sole. E quindi in un'occasione ci siamo incontrati io e Tony Di Piazza e niente, abbiamo valutato che forse ci poteva essere un connubio per riuscire a girare delle scene lì a New York. E la cosa l'abbiamo fatta molto semplicemente, cioè veramente ci siamo trovati su tutto e quindi l'abbiamo organizzata in breve tempo, abbiamo fatto i sopralluoghi e dopo qualche mese siamo andati a girare. E la cosa veramente straordinaria è che diciamo un po' le differenze, perché girare in America è completamente diverso che girare, ma anche in Italia, a Napoli, però anche in Italia, perché lì ti danno la possibilità di fare tutto, qualunque cosa, però lo devi dire prima. Quindi ecco, lì l'imprevisto è un po' difficile da prevedere, perché devi prevederlo da prima. E quindi questa è una cosa ovviamente che qui non esiste proprio, qui l'imprevisto avviene al momento e poi lo risolvi. Lì devi dire, cioè vuoi girare in qualunque posto, vuoi girare, devi dire quante scale fai, quante scale percorri, quanti chilometri fai per strada, tutto deve essere esattamente preventivato prima. E quindi a volte ci siamo trovati nella settimana che abbiamo girato a New York che invece ovviamente c'era qualcosa da cambiare, e quindi abbiamo fatto un po' tra virgolette i furbetti italiani, che l'abbiamo fatto diciamo senza far rendere conto. E mi ricordo che stavamo girando la Central Park e c'erano le transenne per identificare il nostro set, e quindi era quello anche molto grande. All'improvviso al regista, che era Fabio Sabbioni, il nostro produttore creativo, piaceva un altro luogo vicino, vicinissimo, e la troupe ci disse: guardi, non si può accedere a questo luogo perché ovviamente non è transennato. Vabbè, andiamo in pausa, spostiamo noi le transenne. Ovviamente nessuno se ne accorse, perché disse: vabbè, se lo fanno vuol dire che lo possono fare. Mentre qui in Italia ovviamente tutti se ne sarebbero accorti. Invece abbiamo spostato nella transenna, ma ti sto parlando di 2 metri, e quindi abbiamo girato nel posto che voleva Fabio. Quindi questa è una cosa veramente particolare, perché girare lì devi avere tutto in mente da prima, anche l'eventuale problema che hai. Poi è la praticità, l'estro italiano. L'estro italiano che non viene mai a mancare. Ma come facciamo? Come facciamo? Non ti preoccupare, spostiamo noi la transenna. Lo scorso anno eri a New York. Sì, ho potuto proprio constatare questo, l'affetto di questi italoamericani, ma ci mettono proprio il cuore, loro ci sentono molto vicini, ed è stata veramente una grande gioia essere lì l'anno scorso e proprio provarlo in prima persona, questo entusiasmo, questa gioia, l'affetto verso i nostri attori è pazzesca. Quante persone lavorano in Un Posto al Sole? Sì, sicuramente è il fiore all'occhiello del Centro di Produzione di Napoli. Abbiamo una mole di persone, di personale notevole. Abbiamo 2 set, uno esterno e uno interno. Quantizzarlo non te lo so dire in questo momento, ma intorno a 70-80 persone più o meno ruotano intorno a questa meravigliosa macchina che è Un Posto al Sole. Tra poi scenografi, arredatori, trucco, parrucco, costumi, falegnami, cioè insomma veramente, nonché tutta la squadra tecnica, naturalmente operatori, elettrici, insomma direttori di produzione. C'è tantissima gente che ruota intorno a questa produzione, che, ripeto, è veramente il fiore all'occhiello del Centro di Produzione di Napoli. In conclusione facciamo un gioco che poi non è tanto un gioco, ma diciamo è un augurio. Immaginiamo un set internazionale di Un Posto al Sole e anche la storia.
Allora, no, nelle storie diciamo non metto bocca perché c'è il nostro capoautore, veramente io lo definisco un genio, che Paolo Terracciano è davvero, lui è veramente geniale, non mi viene un altro termine. No, vabbè, a parte l'idea di tornare a New York, quella c'è sempre, perché comunque siamo stati benissimo e poi vorremmo proporre altri luoghi. Anche il Canada affascina tantissimo perché insomma è una realtà completamente diversa dalla nostra, quindi su quali attori portare non mi sbilancio perché ovviamente tutti è un premio e quindi io porterei tutti. Ciao a tutti e speriamo di vederci molto presto. A prestissimo, grazie. Ciao. Ed erano Cinzia Guzzi e Renata Anzano ai microfoni del nostro, e lo vedete, Gigi Liberti. Insomma, una bella chiacchierata, scavando un po' nei meandri, come hai fatto anche con altri importanti protagonisti, diciamo, non protagonisti, non gli attori, perché poi con gli attori abbiamo fatto un altro tipo di chiacchierata, però ecco, siamo andati un po' più in profondità, caro Gigi, siamo andati un po' più nel come nasce la, diciamo, la soap, come si sviluppa a livello produttivo, ecco, una cosa un po' più tecnica. Sì, che è molto interessante, perché, ecco, come abbiamo potuto ascoltare, la cosa interessante è, non solo è come nasce come si sviluppa a livello produttivo la soap, e poi dopo successivamente avremo altri contributi interessanti che ci spiegheranno ancora meglio delle dinamiche. Ma poi anche come è importante, come è cambiato, ecco, la tipologia di produzione di un posto al sole, adeguandosi al cambiamento non solo agli anni, che quindi ovviamente anche un cambiamento sociale, ma soprattutto anche a quello tecnologico, perché poi nel periodo del passaggio al digitale, ecco, dove poi hanno mollato diverse produzioni old style, un posto al sole invece è riuscito a rinnovarsi, è riuscito a cambiare il cast, è riuscito a cambiare, diciamo, a far leva su altre corde emotive in modo da non perdere il proprio pubblico. E questa, ecco, è una bravura, e spiega anche che un po' il grande lavoro che c'è dietro a questa grande produzione. Non è semplicemente la semplice storia, ecco, è una mola di lavoro veramente molto molto grossa. Non a caso mi raccontavano alcuni attori che sono stati a New York, probabilmente li sentiremo anche dopo, mi raccontavano che quando sono stati in America hanno girato ovviamente alcune scene con lo staff locale, e loro sono rimasti meravigliati con la velocità con la quale effettuavano le scene. Ecco, dice, in una giornata riuscivano a fare, adesso non ricordo di preciso quanto, ma riuscivano a fare diverse scene, quando solitamente una produzione americana, e quindi parliamo del top, ci mette probabilmente anche 2 o 3 giorni per fare una scena buona. E questo, esatto, diciamo, appunto, è ancora un vanto nostro di una produzione italiana, e per questo ci fa piacere far conoscere agli appassionati di questo prodotto cosa c'è alle spalle il lavoro e quali sono i volti di chi permette che un posto al sole sia un successo internazionale. Io aggiungo a quello che dici, Gigi, due cose. Allora, intanto c'è la pagina Facebook, c'è anche il sito ovviamente, che è unpostoalsole.rai.it, e la pagina Facebook ufficiale è Un posto al sole Rai, c'è la spunta blu, diciamo, il cerchietto con la spunta per indicare la pagina ufficiale. E volevo dire anche che Francesco Nardella, il vice direttore di Rai Fiction, che abbiamo premiato alla Camera con il Patrimonio Award, diceva che Un posto al sole è un social drama, ovvero segue un po' tutti i canoni della vita reale, pur con registrazioni fatte ovviamente non in diretta, sono puntate registrate anche diversi giorni prima, e riesce a stare al passo con i tempi. E poi un'altra cosa importante che ci riguarda tantissimo da vicino è il fatto che adesso Un posto al sole è in diretta, tra virgolette, sia in Italia che negli altri continenti, ovvero si segue praticamente le stesse puntate in Italia e in America. E questa è una cosa molto importante, perché appunto dà la possibilità non solo agli italiani di seguire il filo in maniera
continuativa, ma che le puntate non vengono spoilerate poi all'estero, perché all'estero seguono praticamente lo stesso filo, la stessa puntata nello stesso giorno, quindi a distanza ovviamente di qualche ora per il fuso orario. E questa è un'altra chicca. Infatti mi ricordo che proprio in conferenza raccontavo questo problema, come poter ovviare al problema delle anticipazioni, sì, delle fughe di notizie che potevano ovviamente arrivare dal continente all'altro, sempre ovviamente con la presenza di internet, che 23 anni fa era sicuramente meno diffuso. Esatto. Sono stati molto bravi anche in questo, quindi a riuscire a fare di internet da nemico ad amico, quindi sono stati veramente molto bravi. E allora adesso, Gigi, io direi che dal dietro le quinte di passare proprio allo stage, cioè al palcoscenico, cioè ad ascoltare la voce di quelli che sono proprio i protagonisti immediatamente riconoscibili, ovvero sia gli attori. E ci facciamo una bella passeggiata, grazie a te e alle nostre telecamere, proprio sul set di Un Posto al Sole, proprio diciamo a tu per tu con quelli che sono i protagonisti, gli attori di questa meravigliosa soap. Amici di Patrimonio Italiano, adesso vi mostrerò una cosa veramente inedita. Siamo sul set di Un Posto al Sole. No. Mi faccio mandare una roccia. Da parte di iscrizione mette Angelo Giulia. Tutti qua ci facciamo una bella cena. Grazie, io penso che adesso devo magari dovrebbe riposare un po'. Sai che seco? Sì. Stranamente una roccia da vabbè, comunque una cena sul rinviato. Assolutamente sì. Allora rinviamo, il vitello grasso lo rinviamo, eh? Siamo al famoso Caffè Vulcano di Un Posto al Sole con Patrizio Rispo, ovvero l'icona di Un Posto al Sole. Penso che una delle prime scene l'hai proprio girata tu. Sì, dalla prima puntata, praticamente sono 24 anni che siamo qui, Patrizio Rispo e Raffaele Giordano, perché ormai siamo una cosa, diciamoci la verità. Ecco, ti immaginavi i successi di Un Posto al Sole? Ovviamente una risposta scontata, ma soprattutto ti immaginavi di entrare nelle case non solo degli italiani, ma soprattutto di milioni di italiani, e a questo punto anche non solo italiani, che vivono all'estero? Sì, ma la cosa che mi colpisce, anche perché sono stato all'estero, ho condotto anche il Festival della Canzone Italiana d'America, ma è la percezione che hanno gli italiani all'estero del programma, che è completamente diversa, perché puoi immaginare chi lascia la propria patria, c'ha sempre una vena di malinconia, di legame indissolubile, eccetera. Vedere portare ogni sera mezz'ora d'Italia lì, questo crea un affetto che va al di là dell'ammirazione, della fiction, dell'attore. Quindi sono circondato da un affetto, da lettere, da mail, ma anche poi quando vado all'estero sono riconosciuto, abbracciato, baciato, coccolato, mi invitano qua, mi invitano là. Per cui è un legame ancora più carnale di quello che esiste in Italia. Tu eri nel gruppo di attori che ha fatto la prima esperienza all'estero, se non mi sbaglio, giusto? In New York con Un Posto al Sole. Sì. Ecco, raccontaci un po', già ci hai accennato qualcosina, ma soprattutto cosa ti ha colpito maggiormente, sia di New York, ovviamente anche al pensiero che giravate a New York, dove sono stati girati e dove vengono girati tuttora grandi film, e pensare che poi dal giorno dopo poteva andare avanti, sicuramente delle persone andranno a New York e diranno: ah, qui dove è stato girato Un Posto al Sole. Sì, vabbè, girare in America e ti senti subito il grande cinema, perché il nostro immaginario, siamo cresciuti con i film, gli inseguimenti per le strade di Los Angeles, New York, eccetera. Siccome avevo anche una storia un po' giallina, va, diciamo, giallocra, perché mio figlio si era perso lì, ma c'erano degli imbroglioni, inseguimenti, killer e cose, per cui mi sembrava di stare proprio in un film di Scorsese, quindi giocavo a fare l'attore americano, con attori americani. Tra l'altro, con dei tempi che noi abbiamo, che questa è la grande invenzione di questo format, sono dei tempi produttivi micidiali. Considera che in cinema si girano 3 minuti buoni al giorno, noi facciamo 30 minuti di girato buono al giorno, il che significa lavorare 10-12 ore al giorno per farli. Quando la truppa americana al secondo giorno ha visto che noi giravamo 8-9 scene in esterni, dove in esterni è veramente ancora più difficile dello studio, dove ne facciamo 20 di scene, erano allibiti, cioè, ma voi un film in quanti giorni lo fate in Italia? Perché veramente erano allibiti ai nostri ritmi. Poi vabbè, io ho un legame con New York, ho mezza famiglia, ho un fratello, nipoti, cognate, per cui venire a New York è comunque per me sempre un regalo. Poi ho visto ora che Tony Di Piazza, che conoscerete sicuramente,
ha comprato il Palermo, ci siamo visti a quelli la domenica scorsa, lui era inviato da New York e io da Lecce per il Napoli, per cui il mio legame poi con tutti gli amici che ho conosciuto di italiani lì all'estero continua, mi sento con tutti, insomma. È un bel legame. Un Posto al Sole è visto praticamente in tutto il mondo, anche nei posti più assurdi. Scherzavamo. I posti da risico, la Kamchatka ci segue. Ecco, allora immaginiamo, diamo un suggerimento agli autori: immaginiamo uno sviluppo di una storia in una località, ovviamente all'estero, che non sia New York. Ma noi siamo ben felici, anche perché poi considera che la mission di Un Posto al Sole è proprio raccontare l'Italia, gli italiani, quella buona, quella ottimista, quella solare, quella costruttiva, perché c'è, anche se fa poco gioco alla stampa a raccontare, chiaramente si raccontano più le cose negative, per cui il nostro obiettivo, andare all'estero, è sempre uno degli obiettivi primari. L'importante è che ci sia un accordo anche produttivo, quantomeno un'ospitalità, perché poi diventa costoso portare una truppa all'estero. Per esempio, ma a me manca, vorrei andare in Australia, dove scrivono e so che siamo seguitissimi, quindi prima o poi vorrei andare pure là. Un abbraccio e spero di vedervi di persona, come ho visto gli altri italiani a New York, ma credo che siate sparsi un po' in tutto il mondo. Verrò, prima o poi verrò a fare il mio pellegrinaggio. Siamo a casa. Sì, lasci stare, quando vuoi usare ti caccio. Fammi vedere qualcosa. Lasci stare, Diego, ho bisogno solo di una cosa. Se la porti, porta una cosa. Siamo con Marina Giulia Cavalli, nata a Portland, Oregon, cresciuta nel nord Italia, ma diventata poi un'icona del sud Italia grazie a Un Posto al Sole. Sono proprio la tipica emigrante al contrario, perché partendo dagli Stati Uniti sono emigrata a Napoli per lavoro, per cui sono molto felice di essere qui a Napoli effettivamente da tanti anni. Tu hai rappresentato l'Italia in due discipline, possiamo dire, da giovane e come atleta, che sei stata nella nazionale. Informato. e diciamo come attrice invece, come emblema di Un Posto al Sole nel mondo. Ecco, che si prova a rappresentare l'Italia e soprattutto che tipo di rapporto hai con gli italiani all'estero? Ma io non, in realtà non mi rendo conto di rappresentare nulla se non me stessa, il lavoro che faccio e anche il messaggio che cerco di portare attraverso quello che interpreto, come lo interpreto e quando poi c'è l'occasione così di parlare, di salutare tutti gli amici che ci seguono. Perciò con gli italiani all'estero, beh, noi italiani siamo dappertutto, ci sono anche persone da Israele che ci seguono, da Svezia, Stati Uniti pienissimo naturalmente, e perciò mi sento cittadina del mondo come gli italiani sono cittadini del mondo. Ecco, Un Posto al Sole è stato negli Stati Uniti ben due volte. Se dovessi scegliere un posto dove poterlo portare? L'Australia, naturalmente, perché questo è un prodotto che originariamente il format nasce in Australia e perciò penso che gli italiani in Australia sono anche parecchi, per cui io penso che diciamo una capatina dall'altra, esattamente dall'altra parte del globo terrestre non sarebbe male. Vogliamo dare un suggerimento agli autori? Dai, immagina una scena da girare in Australia. Ma mi dovevate preparare, perché se no me la studiavo bene. In Australia, perché praticamente Raffaele sparisce e vengo a scoprire che lui ha, perché è un po' depresso, un po' giù di morale, e a un certo punto noi cerchiamo di aiutarlo, ma lui non sta più nella pelle, deve assolutamente trovare il suo spazio, e non lo troviamo, io scopro tra le sue carte che c'è una lettera di un famoso, invece dello zio d'America, lo zio d'Australia, che tra l'altro in realtà Patrizio Rispo, l'attore, ha dei collegamenti con l'Australia, anche nella vita privata, perciò diciamo che anche il personaggio di Raffaele a un certo punto si rende conto, cioè no, noi non sappiamo dov'è, però io suppongo che lui sia scappato là, perché magari per poter trovare per trovare la sua dimensione, e quindi Ornella parte alla ricerca di Raffaele in Australia.
Ciao a tutti, un abbraccio grande, grazie che ci seguite e continuate, perché noi ci siamo perché voi ci siete. Grazie. Allora, Maria Giulia, faccio come se l'ultima è che chiude la porta. Vai un po' strano, che io bravo, vedi, bravo. Allora, se tu devi chiudere la porta via, vai. Posto al sole doveva durare, com'era, era una prova, pochi mesi, e invece dopo tanti anni... Doveva durare 3 mesi, poi 6, prima di tutto, ciao. Doveva durare 3 mesi, poi 6... poi un anno, poi 2 e siamo arrivati a 24, 25, non mi ricordo più, 24 forse. Vuol dire che la gente ci segue e che piace. Il segreto di un posto al sole, domanda che potrebbe sembrare scontata, ma soprattutto in base non tanto al successo che ha ottenuto in Italia, ma anche soprattutto al successo che ha ottenuto all'estero. Ci arrivano delle email, credo, anche dal Vietnam, cioè tanto per dire dei posti un po' particolari, quindi sì. Abbiamo il piacere di entrare nelle case, credo, degli italiani all'estero e non è che poi tutte le trasmissioni in televisione vanno su Rai International, vanno quelle più significative che sanno che poi hanno un seguito molto buono e quindi siamo lì. Un posto al sole è stata la prima che è andata, che resta, ma soprattutto che è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani all'estero e credo che avete avuto stesso voi attori un riscontro quando siete stati a New York per girare alcuni episodi. Ma guarda, sì, io sono stato la prima volta, stavo con Patrizio Rispo e Francesco Vitiello e ci sembrava a un certo punto di essere Al Pacino e Dustin Hoffman perché ci fermavano un sacco di persone. Non credo che all'epoca c'erano ancora il fatto dei telefonini che si fa cose eccetera, no. Però ci chiedevano l'autografo, volevano farsi fare delle fotografie con le macchine fotografiche normali, quindi abbiamo passato un momento in cui ci siamo sentiti tanto tanto famosi. Soprattutto che anche la soddisfazione che adesso quando si andrà a New York non si dirà più qua si è girato il film di Hollywood, qua si è girato un altro, ma si dirà qua si è girato Un posto al sole. Anche perché no, vabbè, New York è una città particolare, dove è una città dove è bellissimo girare, dove è tutto un film, un po' come sotto certi aspetti un po' come Napoli, che sta diventando sempre di più una città cinematografica perché ci vengono a girare un sacco di produzioni. New York è il cinema, direi, insomma, quindi ci siamo sentiti proprio nel cinema noi quando siamo andati lì. Dove immagineresti di ambientare un altro episodio all'estero, in che parte del mondo e soprattutto con che personaggi? Beh, a New York già ci siamo stati, a me piacerebbe tanto andare in Australia. Sì. Secondo te una storia, che secondo te chi potrebbero essere i personaggi? Immaginiamo... Il coccodrillo sicuramente Roberto Ferri, perché è il cattivo, quindi il coccodrillo. Poi, non ti so dire, io tendo, cioè le cose che piacciono personalmente di fare vado più sul comico, sull'ironico, mi piace che la gente, oltre che pensare... ma si diverta anche un pochino, quindi sicuramente porterei con me i personaggi con i quali giro quasi sempre questo tipo di scena, cioè Patrizio Rispo, Lucio Allocca, Bellavia, quello che fa il figlio di Renato, Luca Turco, insomma queste persone qui. Ciao Patrimonio Italiano TV, ciao da noi. Amici di Patrimonio Italiano TV, siamo con un personaggio che per un periodo ci aveva abbandonato, aveva abbandonato Un posto al sole perché ovviamente ora si spiegherà il motivo e adesso è ritornata con più in forma che mai. Ilenia Lazzarini, oppure Viola di Un posto al sole. Ciao, sì, no, io non vi avrei mai abbandonato, non avrei mai abbandonato Un posto al sole. Diciamo che un po' di vicissitudini della vita, tra cui nel frattempo ho fatto un ragazzino e quindi un po' di maternità, un po' di tempo in più chiaramente per dedicarmi a lui, mi hanno tenuta fuori, insomma, un po' lontana da voi, dico da Un posto al sole. Però mi sono mancati tantissimi, non vedevo l'ora di tornare a casa. Abbiamo fatto un bel giro oggi, che i nostri telespettatori vedranno anche nelle prossime puntate, su tutta la produzione di Un posto al sole, e abbiamo visto che è una macchina con dei ritmi eccezionali. Quali sono i ritmi più alti, quelli di Un posto al sole o quelli di Mamma? C'è una bella lotta, sicuramente devo dire quelli di Mamma, perché Un posto al sole ancora non si gira di notte, ma quasi, si avvicina. Facciamo chiaramente soprattutto da aprile, maggio fino ad agosto giriamo in 3 unità e quindi là veramente diventa super intenso il tempo che passiamo sul set, perché possiamo passare da un set all'altro, stare in un giorno su 3 set diversi.
i ritmi di mamma chiaramente ti prendono 24 ore su 24, è totalizzante, però quando il bambino è proprio piccolo piccolo, adesso già Raul ha 9 mesi, quindi sta iniziando piano piano a essere un po' più indipendente, ho iniziato a svezzarlo nonostante io lo stia ancora allattando, quindi lo posso anche delegare qualche cosa al padre, alla suocera, alla babysitter, a qualcuno. Ecco, parlavamo di dell'esperienza vostra a New York. Sì, io non ho girato Un posto al sole a New York, però sono andata al Festival della Canzone Italiana. È stata un'accoglienza meravigliosa da parte di tutti quelli della comunità italiana a New York, da parte veramente io non pensavo, mi ha stupito molto questa cosa e siamo ancora in contatto con queste persone ed è stato come sentirsi a casa. Diciamo che sicuramente l'italiano è molto famiglia, ha molto insito nella natura dell'italiano questa cosa di creare la comunità, di stare uniti, però non mi aspettavo comunque ci fosse questo affetto per noi che comunque siamo estranei, nel senso è vero che ci seguono da sempre, però non è che poi ci conosciamo veramente nella vita personale di ognuno di noi, e invece è stato bellissimo perché c'è stata un'accoglienza e un amore come se ci conoscessimo da una vita. Ecco, adesso tu che non c'eri, che eri presente ma non eri sul set, ecco, suggerisci alla produzione un nuovo set da girare all'estero, in che città? Ma perché no, andiamo in Australia, no? Che c'è Wayne Doyle e tutti i capi che ci hanno ovviamente iniziato in questa grandissima avventura, sono tutti australiani. E ci hanno, insomma, loro sono venuti qua, ci hanno detto un po' come doveva essere il format, perché sai, non so se qualcuno già ti ha raccontato, in realtà è un po' sul modello di Neighborhood, ok? Neighbors, mi suggeriscono, ed è che questa soap opera famosissima americana, famosissima proprio a livello mondiale, quindi siccome vogliamo arrivare a questi livelli, a essere famosissimi a livello mondiale, perché no ritornare alle origini, quindi a quelli che ci hanno iniziato, e poi espanderci in tutto il mondo, ma che voglio! Allora, amici italiani di tutto il mondo, attendete che probabilmente nei prossimi mesi potrebbe esserci qualche sorpresa. Incrociamo le dita allora, dai, grazie. Veniamo a trovare tutti. Agli amici di Patrimonio Italiano, grazie mille dell'affetto e di tutta la stima e di seguirci sempre dovunque. Un bacio gigante. Ciao. E salutiamo ovviamente tutti gli attori intervistati dal nostro Gigi Liberti, e io vorrei ripartire proprio dalle ultime dichiarazioni da Ilenia Lazzarin, che dice una cosa molto molto curiosa. Dice in pratica: noi vorremmo andare a girare in Australia. Ecco, uno dei luoghi scelti, o meglio uno dei più gettonati proprio dagli attori, è l'Australia. Questo perché? Perché, come non tutti probabilmente sapranno, la serie Un posto al sole è mutuata da questa serie australiana che si chiama Neighbours, ed è ambientata in questa Ramsay Street, di cui appunto, diciamo, ecco, questo format era stato preso da Giovanni Minoli, e appunto era stata resa italianizzata, partenopeizzata. Gigi, esattamente, vai. Diciamo che appunto l'Australia è un continente molto italiano, ma molto lontano da noi, non come gli Stati Uniti, che sono un po' più a portata di mano. È un luogo, diciamo, anche questo molto evocativo. Che cosa ne pensi tu da questo punto di vista? Insomma, ci sarebbe, guarda, la possibilità pure di... Ti devo dire, noi abbiamo colto al balzo, se ti ricordi sicuramente, sì, quando sì, abbiamo sì. fatto l'incontro alla Camera, di quella piccola di quella piccola apertura del vice direttore di Rai Fiction a replicare un'esperienza all'estero, magari in un continente o in una nazione diversa ovviamente dagli Stati Uniti, dove già il posto al sole è stato due volte a New York. Noi abbiamo chiesto, come avete potuto notare, lo stiamo chiedendo praticamente a tutti, loro dove vorrebbero girare la prossima esterna estera, e ovviamente tutti quanti, la maggioranza pende per l'Australia, dove appunto è nato il format.
E ti devo dire, anche dai nostri telespettatori che sono lì e dai messaggi che riceviamo, credo che sia veramente la location adatta per poter valorizzare e dare soddisfazione alla comunità italiana che è anche molto forte. Quindi io mi auguro che noi possiamo essere dei promotori e anche, diciamo, dei portafortuna affinché il Posto al Sole possa fare a breve la prossima terza esperienza internazionale, chissà, dai, magari coinvolgendo i nostri telespettatori che sicuramente mostreranno lo stesso affetto mostrato a New York nelle precedenti occasioni. Esatto, infatti mai dire mai, insomma. Ricordiamo anche che Neighbors è ancora in produzione dal 1985, quindi ecco, Un Posto al Sole si è ispirata a una serie già molto longeva di per sé. E poc'anzi citavamo i social, ecco di nuovo la pagina ufficiale, perché non possiamo non sottolineare il grandissimo lavoro di divulgazione, il grandissimo lavoro di diffusione di immagini, di commenti, anche di dichiarazioni dei protagonisti, a cura di Federica Castaldi, la social media manager di Un Posto al Sole, e ovviamente l'ufficio stampa seguito da Stefania Lupi, che noi ovviamente salutiamo e ringraziamo per la grandissima collaborazione, per il grandissimo supporto che ci hanno dato anche nella realizzazione di questo nostro speciale. Benissimo, Gigi, allora abbiamo parlato di Australia, abbiamo parlato di anche delle scene girate in America, ma chi è che decide un po' dove ambientare le scene di Un Posto al Sole? C'è tantissima Napoli, ovviamente, c'è tanta attualità. Ecco, come si vede poi anche dal sito ufficiale che porta in primissimo piano, in home page, ad oggi un argomento chiamato Donne e Violenza, insomma, con Marina Tagliaferri che si occupa nella SUP proprio di questi argomenti legati appunto al sociale. Chi è che si occupa, Gigi, proprio di questo, di queste tematiche e anche appunto dei luoghi, delle location da organizzare? Sì. Guarda, noi abbiamo intervistato il produttore creativo Fabio Sabbioni, al quale ovviamente abbiamo lanciato la nostra provocazione, ovvero dove immagina una puntata all'estero del Posto al Sole e anche con chi personaggi. Ed ovviamente ne abbiamo parlato anche con il nutrito cast di sceneggiatori. E dai, vediamo il servizio, non anticipiamo nulla. Un nuovo giorno. Amici di Patrimonio Italiano TV, adesso vi porterò a scoprire come nasce una produzione televisiva e chi meglio del produttore creativo Fabio Sabbioni ce lo potrà spiegare. Il produttore creativo si occupa soprattutto della messa in scena, prende la prima fase della scrittura, ci lavora un po' con gli scrittori per mettere appunto alcune cose che si possono adattare meglio ai nostri metodi di messa in scena, e poi segue tutto il prodotto da quel punto fino al montaggio, compreso il montaggio, la musica. Un Posto al Sole è uno dei prodotti italiani maggiormente apprezzati all'estero, che ha avuto anche un'esperienza a New York. Ma in realtà tutto nasce da appunto questa conoscenza con la comunità degli italiani a New York. Sta anche nel DNA di Un Posto al Sole di ogni tanto muoversi da Napoli, far vedere magari fino a quel momento l'Italia. In realtà, vabbè, è un po' lungo da raccontare, però è divertente, nel senso che noi avevamo pensato appunto che si poteva innestare a New York la conclusione di una storia d'amore importante, che era quella di Filippo con Serena, e appunto avevamo pensato che Filippo era scomparso, Serena innamorata lo cercava da tutte le parti,
le viene in mente che una sua grande passione era quella della maratona di New York, e per cui diciamo va fantastico, andiamo a New York e raccontiamo due mesi prima, facendo finta che ci fosse la maratona, perché noi giriamo due mesi prima della messa in onda, raccontiamo questo fatto. Fatto sta che era quell'anno che per la prima volta nella storia non si fece la maratona di New York, perché ci fu, non mi ricordo come si chiama, quell'uragano che fece un sacco di danni, per cui è l'unico anno in cui non ci fu questa. Noi in realtà avevamo già girato. Uno dei punti di forza di Un posto al sole è proprio quello di essere contemporanei con la quotidianità, cioè nel senso, quando è Natale a Un posto al sole è Natale anche nel resto del mondo, quando è Pasqua, festa della mamma, festa del papà, festa San Valentino, il 14 di febbraio vedrete una puntata dove si festeggia San Valentino, così come nella cosa. Girare a New York è stato, vabbè, personalmente esaltante, ma per me, per gli attori, tutto quanto, perché naturalmente la mia generazione è venuta su a pane e cinema americano, per cui arrivare in quella città dove giri l'angolo, ah, qui hanno girato l'uomo della Santa, qua hanno girato quest'altra cosa, ah, guarda qua la collezione da Tiffany, insomma, c'era ogni angolo c'era un punto che riconoscevi dove, come set di qualche film importante, per cui insomma era esaltante per noi girare a New York, ed è stato molto divertente, insomma. Gli italiani all'estero sono stimati in 5 milioni, dati ufficiali, ma in realtà sono più di 10 milioni. Secondo lei c'è un altro posto oltre New York nel mondo dove appunto Un posto al sole potrebbe arrivare, ovviamente per la felicità delle comunità italiane che si trovano lì? Sì, io direi dove ci sono le comunità italiane più forti, in Argentina per esempio, so che è seguito. Cosa si potrebbe ambientare in Buenos Aires? Ma qualsiasi cosa, cioè nel senso che adesso Buenos Aires, se ne parlava un po' di tempo fa, poi la cosa è caduta e vedremo, ma in realtà noi cerchiamo sempre di raccontare cose che siano raccontabili nei paesi dove andiamo a visitare, per cui bisogna sempre agganciarsi in qualche maniera ai luoghi più importanti di quei posti e pensare delle storie che si possono ambientare nei luoghi importanti di quel paese. È fondamentale per noi fare un racconto che contenga i cambiamenti degli usi, dei costumi di una società, che è quella italiana, che cambia in continuazione. Noi, una dei nostri, delle cose a cui teniamo di più è proprio quella di non perdere nulla dei cambiamenti sociali e di raccontarli possibile, insomma. Io credo che questa sia anche una ragione per cui è così apprezzato all'estero, è una finestra sull'Italia che ti fa vedere che cosa sta succedendo in qualche maniera in Italia senza dover guardare un telegiornale, che magari è più noioso, all'interno di storie. Io credo che per gli italiani ci sia un po' questo sentimento di sentirsi un poco a casa, insomma. Così. Ciao a tutti da Un posto al sole, appunto a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV. Ciao. E dopo il produttore artistico andiamo a conoscere lo staff di autori coordinati da Paolo Terracciano. E adesso vi faremo scoprire come nasce una storia di Un posto al sole. Benvenuti su Patrimonio Italiano TV. Grazie. Come nasce una storia, quali sono i primi passaggi, come si dividono i compiti e come si sviluppa? La domanda come nasce una storia è veramente una risposta molto difficile, perché noi, lavorando in un continuum di storie, in realtà abbiamo mille storie da seguire, mille storie da riprendere dal passato e poi continuare, quindi è difficile trovare un finale, un inizio. Le storie sono tutte concatenate l'una all'altra, quindi noi lavoriamo molto in continuità, e questo è un po' la ricetta anche del nostro lavoro. Noi abbiamo un metodo che si chiama, diciamo, un meccanismo a cascata, cioè che ogni fase del processo creativo porta, diciamo, appunto attraverso questo meccanismo a cascata, nuova linfa a quello successivo, per cui il lavoro di squadra
in ogni fase viene arricchito, cioè dalla creazione delle storie, c'è un gruppo che lavora, diciamo, il brainstorming sulla creazione delle storie, poi le storie man mano vengono dettagliate e quindi c'è un'ulteriore fase di approfondimento delle singole scene. E poi c'è ancora un altro gruppo di scrittori che invece lavora, diciamo, più da casa come freelance individualmente, che poi dà il suo apporto, diciamo, più che altro per quanto riguarda i dialoghi e quindi la sceneggiatura completa. Diciamo, insomma, un bel lavoro di squadra, complesso, però appassionante. Generalmente quando ci sono storie girate fuori da, diciamo, dal nostro habitat naturale, c'è sempre un primo input che c'è la possibilità di andare in un determinato posto, quindi abbiamo possibilità di girare lì, fatevi venire qualche idea. E là poi subentra, diciamo, la creatività. Nel caso specifico della storia che abbiamo fatto a New York, l'ultima era la maratona di New York, per cui noi abbiamo deciso di mandare due personaggi a correre la maratona di New York, ed è stata l'unica volta in cui la maratona di New York poi non si è fatta, quindi si è corsa solo a un posto al sole. Noi scriviamo diversi mesi in anticipo e quindi niente, ci troviamo a dover scrivere a volte l'estate mentre siamo ancora in inverno e viceversa l'inverno mentre siamo ancora in estate, o a dover calcolare che ne so, il terzo episodio di un blocco di una settimana sarà Natale o sarà Capodanno o sarà Carnevale, quindi viviamo in anticipo in maniera schizofrenica tutta una serie di eventi che però poi danno il realismo, no? Un posto al sole, quel realismo, quella coincidenza con tutta una serie di appuntamenti e che sono anche, insomma, una delle cose più belle di un posto al sole, perché sembra muoversi di pari passo con il tempo, insomma, con la realtà. Però richiede questo piccolo lavoro di schizofrenia da parte nostra, che è anche una cosa divertente. L'unico falso storico quindi è stata la maratona di New York. Assolutamente. Casualmente mi ritrovo fra le mani questo, ecco. Che è il cosiddetto blocco. Questo è il parto finale del gruppo story, cioè coloro che si fanno venire le idee e scrivono le storie. Il trattamento, che per capirci è scritto in discorso in diretto. Questo poi, come è stato già detto, passa a casa ai dialoghisti, che sono quelli che lavorano a casa e fanno la trasposizione in discorso in diretto. Qui sopra si troverà Franco, come vede Angela in difficoltà, e le offre una mano. Il parto sullo script, cioè sulla vera e propria sceneggiatura, sarà Franco alzandosi. Che c'è, Angela? Ti serve una mano? Angela: no grazie, ce la faccio da sola. Quindi, dopodiché, questo blocco, che è stato passato episodio per episodio a ogni singolo dialoghista, ritorna qui alla casa madre e viene editato. Il mio lavoro di script editor, cioè lavorare sulla sceneggiatura. Siamo in due a fare questo lavoro e c'è un head writer per lo script. E il nostro compito è quello di sia di tenere la continuità psicologica dei personaggi, una continuità di linguaggio che ormai tutti sanno, cioè Raffaele parla sempre come Raffaele, Michele parla sempre come Michele, Roberto Ferri come Roberto Ferri, eccetera eccetera. La continuità di mood, cioè se uno era nervoso da due episodi prima perché ha avuto una cattiva notizia, dobbiamo continuare a tenerlo nervoso, e soprattutto il tipo di linguaggio usato, che differisce da persona a persona. Noi cerchiamo di usare un linguaggio realistico, rispondente a quello che è nella vita quotidiana. Non sempre possiamo farlo, perché a volte nella vita quotidiana parliamo in maniera un po' più, diciamo, come dire, sì, un po' più sporca. Noi cerchiamo, appunto, grazie, di sporcare un po' il nostro linguaggio, rendendolo il più vicino possibile al quotidiano. No, nessuno dirà mai: per Baccolina, cosa diamine ti passa per la testa? Ma a seconda del personaggio dirà: ma si può sapere che diavolo ti passa per la testa? Oppure: ma si può sapere che Bip ti passa per la testa? Punto. E avete visto queste bellissime immagini
All'interno delle quali ce n'è una, c'è una scena proprio che mi ha colpito moltissimo, caro Gigi, che è il tavolo, dove si vedono proprio i pensieri, si sentono le rotelline, ecco, muoversi, questo brainstorming. Mike, io... veramente io ti ho pensato, perché ho detto, immagina Mike adesso col suo libro Goodbye Irpinia, quante storie, quante location potrebbe suggerire ai sceneggiatori per una puntata all'estero. Anzi, ti do l'assist, perché non la proponi proprio tu una storia nelle comunità estere che hai trattato appunto nel tuo libro? Beh, sarebbe una bellissima idea, anche se magari potrebbe essere una puntata thriller, no? Dato anche un po' il genere che perseguo, insomma. Però potremmo ambientarne una anche a Montacuto. Chissà che cosa ne uscirebbe. È meglio a Toronto, diciamo. Meglio a Toronto, sicuramente. O forse Youngstown, che è una zona che non tutti conoscono, di cui parlò anche il celebre boss, ovviamente, in una canzone che tu ogni tanto mi tiri le orecchie perché dici, basta, la conosci solo tu. Vabbè, insomma. Beh, però veramente, ma a parte gli scherzi, Goodbye Irpinia veramente è un bellissimo thriller, non perché l'hai scritto tu, anzi proprio mi meraviglio che sia uscito così bene. Mia penna. Ed è carino proprio anche l'appoggio delle comunità straniere, degli italiani all'estero, perché appunto, come si dice, puoi lasciare il tuo paese, ma il tuo paese non ti lascerà mai. Esatto, potrebbe essere veramente... Hai fatto uno spot incredibile, io ovviamente non posso che ringraziarti. No, l'ho fatto per non parlare di Montacuto, perché sennò poi è meglio parlare del libro che... No, scherzo. Salutiamo tutti i montacutesi nel mondo, in Italia e nel mondo, ovviamente. No, ovviamente, diciamolo anche ai nostri telespettatori, Mike ha avuto, nizzimino, una delle scintille che ha animato il nostro progetto di Patrimonio Italiano TV era proprio l'abilità di Mike di portare Montacuto, che con tutto rispetto era un paesino, adesso è diventato già una ribalta internazionale, ma era un paesino locale, noto semplicemente per una frana, in tutto il mondo. E ecco, da lì è stata una di quelle scintille per dire, ok, se Mike ha portato Montacuto in tutto il mondo, figurati se portiamo l'Italia nel mondo, che succede. Da lì poi è nato Patrimonio Italiano TV. Esatto, diciamo tra virgolette dalle ceneri, perché non è ceneri, anzi lo vedete, il sito è più in forma che mai, da montacuto.com è nato poi Patrimonio, dall'idea, o meglio è nato poi Patrimonio Italiano TV, e questo che state vedendo, questo speciale che appunto lega un po' gli italiani alla comunità all'estero, e ovviamente questo prodotto che è Un Posto al Sole, di cui abbiamo visto queste bellissime immagini che forse nessuno, possiamo dirlo senza tema di essere smentiti, che veramente probabilmente è il primo video realizzato in compagnia degli scrittori, dei pensatori di Un Posto al Sole? Non lo so, però ti devo dire che loro hanno apprezzato molto, perché ecco, è stata proprio una richiesta che ho fatto espressamente, perché, ripeto, io penso che i protagonisti sono sicuramente gli attori, però gli attori sono protagonisti per le storie che interpretano, ed è giusto secondo me dare la giusta importanza e risalto, e soprattutto confrontarsi con coloro che poi in realtà scrivono queste storie, e credo che anche i nostri telespettatori abbiano apprezzato queste curiosità, o quantomeno anche conoscerli. Assolutamente, anche perché come dire, i fan, soprattutto i fan sfegatati, sono alla continua ricerca, no Gigi, di particolari, di curiosità, e possiamo dire anche questo senza tema di essere smentiti, anzi questo sicuramente, è che i fan più sfegatati forse a volte ne sanno più o ricordano più particolari di chi ci lavora, o comunque degli addetti ai lavori, tipo i giornalisti che seguono le puntate, perché abbiamo visto e abbiamo assistito a scene, e tra un po' vi racconteremo anche qualche messaggio che ci è arrivato che va proprio in questa direzione, che appunto i fan non si perdono neanche una virgola. I fan di Un Posto al Sole sono veramente, non so se dire assolati, nel senso che sono proprio completamente calati nella parte, sono completamente immersi nella storia e nelle storie. Benissimo. E allora, adesso, non so, vogliamo leggere adesso qualcosina, Gigi? Vogliamo raccontare adesso qualche storia curiosa legata appunto ai fan, ai supporter di Un Posto al Sole, a coloro che ne fanno appunto l'audience? Sì, io leggi qualcuno, io direi, vediamo prima il prossimo servizio che racconta appunto della visita
a New York di Maria Maurigi e Amato Dauria, ospiti di New York Canta, organizzata dal bravissimo Tony Di Piazza, e poi magari rientriamo e con un po' con i messaggi dei nostri telespettatori, un po' con qualche chicca che racconterò io che non c'è in video, cerchiamo di rendere ancora di più reale il racconto dell'entusiasmo che avvolge i protagonisti di questa produzione. Allora, perfetto, ce ne andiamo subito negli Stati Uniti a vedere questo speciale, questo 2019, all'insegna appunto dell'italianità a New York con Un posto al sole. Adesso ci sono degli amici che sono lì da Napoli. Fiction interpreta Vittorio Del Bue e Maria Maurigi che nella fiction invece interpreta Alex. Va bene, senti, allora nella fiction, mi sono andata un po' a studiare, tu interpreti una ragazza molto semplice, impacciata, che si nasconde dietro questi occhiali, ma nella vita, beh, a vederti così non si direbbe, però insomma nella vita sei effettivamente questa ragazzina così timida? Oppure hai bel carattere, perché per fare il tuo lavoro così giovane credo che tu sia molto determinata. Sì, no, siamo due cose separate. Alex da un lato, Maria dall'altro. Elementi diversi, mettiamolo. E siccome Alex è fidanzata con Vittorio, anche lì sì. Manteniamo separati fiction e vita, per carità. Senti, tu sei in Un posto al sole da... Quanto tempo? Quando avevi 7 anni? 6-7 anni? Sono 13 anni, sì. 13 anni. E hai l'intenzione di andare avanti ancora per molto? Oppure cambierai personaggio? Chissà. Morirai, resusciterai? Come funziona? Un paio di volte, devo farlo almeno un paio di volte. Ah, ecco, mi raccomando, perché ci sono delle soap opera che insomma comunque vi battono, ecco, americane. Vabbè, vogliamo fare un saluto a questa meravigliosa platea che insomma vi accoglie a braccia aperte come tutti gli interpreti di Un posto al sole. Buonasera New York, spero che vi state divertendo. Beata gioventù. Grazie a tutti per essere qui, grazie a Tom che ci ha invitato e grazie, portiamo i saluti della redazione e di tutto il cast. Bene. Amici di Patrimonio Italiano, oggi siamo con due attori di Un posto al sole che in America la loro prima esperienza hanno letteralmente spopolato. Ecco, cominciamo con Alex, personaggio di Un posto al sole, nella realtà. A Maria Maurici. Benvenuta sul Patrimonio Italiano. Grazie. Allora, questa prima esperienza a New York come è andata? Allora, è andata molto bene, il pubblico ci ha accolto veramente bene. Abbiamo fatto un sacco di foto con un sacco di persone, è stato molto divertente. Ecco, avevi la percezione in Italia di quanto potessi essere entrato nel culo degli italiani di tutto il mondo e cosa si prova in questo punto ad essere una sorta di testimone dell'italianità? Allora, non fino a questo punto, non fino al punto che abbiamo visto qui a New York, ed è un onore tutto quello che ci è successo oggi. Sapere che anche a distanza, oltre oceano, siamo molto apprezzati. Cosa ti ha colpito di New York? Mi ha colpito la grandezza, e sembra banale, ma anche il fatto che sembriamo tutti molto più piccoli di come della percezione che uno ha quando invece cammina per le strade in Italia. Un saluto da Alex e da Maria a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV. C'era Alex, non poteva mancare Vittorio. Salve. Allora, questa esperienza newyorkese è incredibile, sembra di essere in un altro universo. Ti aspettavi questo affetto da parte degli italiani? Lo sapevo, soprattutto, cosa abbastanza particolare, mia madre me lo ripete in continuazione, che siamo seguiti oltreoceano, però non... cioè, credevo esagerasse per... invece era completamente sproporzionata la mia aspettativa di... sono veramente proprio tantissime persone, è stato incredibile. Vi abbiamo visti sommersi dall'affetto degli americani. Sì. Mi racconti un aneddoto simpatico? Ce ne sono un paio. C'è stata una signora che... appena siamo arrivati nel theater,
ci ha salutato, a me ha salutato me Maria e ci ha abbracciato e ci ha baciato, ed è tornata altre due o tre volte di nuovo per salutarci e per baciarci, ed è stato divertentissimo perché era proprio emozionante. Sono per lo più persone diciamo adulte mature, ma sembrano veramente dei ragazzini, sono proprio eccitati di vederci, mi fa molto piacere. E c'è stata un'altra signora che per quanto era felice, eravamo vicini, eravamo tipo a questa distanza, mi urlava in faccia, mi diceva ciao Vittorio, come sta? È stato molto divertente. Ciao a tutti da Vittorio e da Amato. Anche per voi. Grazie. Un nuovo giorno è qui, anche per noi, un mondo più bello si sveglierà. Ecco il trucco, è Carlo Famularo, voce ufficiale di Un Posto al Sole, qui al Master Theater a New York. Allora, com'è andata? Ma è andata molto bene, mi manca la mia compagna Monica Sarrelli, che è la voce femminile, però ho cercato di cantare la sigla nella maniera migliore. Dai. Il grande entusiasmo del pubblico, sono abituati a sentirla quotidianamente, quando l'hanno sentito dal vivo è stata per loro un'emozione, dopo penso che ti abbiano anche avvicinato, no? Sì, è stata un'emozione ed è stata anche una novità, perché di solito sono abituati a sentire la mia voce, a guardare la mia faccia un po' di meno, ma forse è meglio perché però no, a parte gli scherzi, è una diventata una grande realtà a livello mondiale, quindi sono contento di essere stato qui ospitato a New York in questo bellissimo teatro. A tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV, mi raccomando, guardatevi Un Posto al Sole, ma anche ascoltate nuova musica, perché è importante dare spazio ai nuovi cantautori, ai nuovi interpreti. Protagonista di Un Posto al Sole, e vi devo dire che gli americani sono praticamente impazziti. Così bello. È bello. Grazie. Welcome back, cari amici di Patrimonio Italiano TV. Dopo questa bella scorpacciata di italianità in America, con immagini possiamo dire esclusive, no Gigi? Sì, sì, erano esclusive, ma soprattutto dettate dall'effetto che mi ha fatto tutto questo entusiasmo nei confronti dei ragazzi e anche dei ragazzi stessi, perché vedi dalle espressioni noti come sono rimasti sorpresi, perché poi è bellissimo, vedevi queste signore di tutte le età che si avvicinavano, ovviamente la cosa più facendo sempre riferimento alle storie della soap, mi chiedevano appunto, che ne so, chiedevano ad Amato di trattare bene Maria, o piuttosto a Maria di come sopportava Amato, ma poi soprattutto il numero, credo che nel teatro stracolmo che ha ospitato New York Canta, organizzato dal Cavaliere di Piazza, ci fossero circa 1400 persone, la capienza massima, e credo che loro abbiano fatto, credo, 1400 fotografie, se non qualcuna in più, perché c'è anche il cast dell'evento. E ti devo dire, veramente è stato un bagno di folla bello, genuino, non fanatico, perché magari molto spesso si confonde l'affetto con il fanatismo. No, era proprio affetto. Ed sì, è questa, diciamo, la cosa che ha colpito di più me, e credo che abbia colpito anche di più i ragazzi. Infatti subito mi hanno chiesto di mandargli i video, hanno subito chiamato, credo a casa, non so a chi hanno chiamato, a raccontare questa esperienza fantastica. Sì, perché poi in Italia, a Napoli nello specifico, io credo che comunque ci sia l'affetto quando ti riconoscono per strada, a volte diventa anche un po' complesso gestire, però poi vederlo dall'altra parte del mondo, vedere anche persone che magari parlano e non parlano italiano, insomma, ti fa capire fin dove sei arrivato con il tuo lavoro, in questo caso appunto gli attori che
parlano in Italia, parlano appunto davanti agli schermi italiani, ma poi vengono recepiti e ne hanno avuto sicuramente tanta testimonianza. Ma infatti loro mi raccontavano che sicuramente quando sono a Napoli vengono fermati per strada, vengono ci sta il saluto, il selfie, ok. Ma quello che gli ha impressionato era la quantità e soprattutto non ti immagini che dall'altra parte del mondo tu possa essere così popolare. Cioè io capisco quello che loro pensano. È un po' l'effetto, ovviamente, forzato, è l'effetto di quando i primi concorrenti del Grande Fratello uscivano fuori e si ritrovavano super popolari. Stesso discorso loro, vanno in America tutto penso perché siano realmente così... popolari, ma popolari, ripeto, con un affetto che va al di là, diciamo, del semplice fanatismo inteso come sì. Fans, ecco. E ricordiamo, adesso lo rifacciamo qui in studio, Amato Dauria, alias Vicky Vittorio del Bue, e Maria Maurigi alias Alex, il cui cognome non lo ricorderò mai comunque, quindi pazienza, insomma, però avete capito, vedete anche sul vostro schermo di chi si tratta, anche perché, e questa è un'altra piccola chicca, Maria nella realtà è leggermente diversa da come appare poi in video, no? Io stesso ho avuto un po' di difficoltà in collegamenti live a riconoscerla, insomma, poi ovviamente il trucco, il parrucco... No, ma rendono... sai, no, è una cosa semplicissima, sono gli occhiali. E ora vi racconto anche un aneddoto, nel senso sì. Gli occhiali che lei indossa, in realtà quelli di scena, sì. In realtà sono gli occhiali suoi, perché okay. Quando, dice che quando appunto ha iniziato le prime riprese, gli autori avevano previsto per lei un paio di occhiali, sì. Lei aveva i suoi e ha indossato i suoi occhiali, quindi diciamo sono i suoi, sono proprio i suoi occhiali. Ovviamente quando la vedi all'esterno senza occhiali, non è immediatamente riconoscibile, però ti devo assicurare che in America la riconoscevano anche senza occhiali. Io faccio una prova, chiedete ai telespettatori se senza occhiali il vostro Mike Pilla è lo stesso, è più bello, faremo un sondaggio poi su questo, ma ovviamente il livello di bellezza resta quello, ovvero molto basso, ma me la gioco sulla simpatia. Va bene, chiudiamo questa parentesi. Gigi, abbiamo, come annunciato, ne leggiamo soltanto tre perché poi sono quelli più rappresentativi e ne prendiamo due dagli States e uno dall'Australia. Io direi di cominciare proprio da quello dell'Australia perché ci ha colpito molto il nome di questo amico, non diremo i cognomi per privacy, però lui si fa chiamare Frank Ciccio, che credo siano appunto i due nomi, Ciccio credo in Italia e Frank è il nome che si è dato, insomma, con cui lo chiamano adesso in Australia, esattamente Melbourne. Che chiede proprio, ecco, quando verranno, cioè ci fa proprio questa richiesta, quando verranno gli attori di Un Posto al Sole, quando verranno a girare in Australia? Ecco, questa è proprio cosa di cui parlavamo prima. Però chiariamo, ecco, a noi è una simpatica provocazione quella nostra che abbiamo chiesto un po' a tutti dove sì. Vorrebbero girare, ripeto, nata anche da quella minima apertura che abbiamo registrato dal vice direttore Rai Fiction. Sicuramente Un Posto al Sole dovrà ritornare all'estero, soprattutto perché nelle comunità italiane diciamo, possiamo dirlo, il suo zoccolo duro sì. Di ascolti. Però ecco, quello non è ancora nulla in programma, sicuramente appena ci sarà qualcosa di concreto i nostri tre spettatori saranno i primi a saperlo. Quello per cui ci possiamo però impegnare è quello di fare da tramite tra le comunità italiane all'estero ed Un Posto al Sole per creare delle sinergie. Potremmo provare, che ne so, a fare dei collegamenti direttamente dal backstage di una scena, magari ovviamente con qualche iniziativa organizzate dalle nostre comunità italiane all'estero, o addirittura fare da tramite per portare degli attori in visita in occasione di alcune iniziative, come c'è stata ad esempio a New York con New York Canta, magari, che ne so, immagino una festa italiana, e secondo me sarebbe un'esperienza indimenticabile proprio soprattutto per gli attori. E sicuramente Patrimonio Italiano TV, insomma, cercherà di fare da collante, perché ormai abbiamo capito che c'è questo fil rouge che lega l'estero soprattutto a Un Posto al Sole. Scusa Mike, mi stanno arrivando sì. nel nostro computer della sede di Napoli sì. Parecchie richieste di interventi live
purtroppo non siamo, per questione di tempo, è uno speciale, non possiamo farlo intervenire in videochiamata, però mi posso permettere di prendere l'impegno anche con loro, magari in, nelle prossime puntate di Italian Heritage, vediamo di fare magari dei collegamenti come solita, come consuetudine, ovvero in collegamento video. Magari vedendo di coinvolgere qualche attore, in modo tale che loro possano non solo parlare di Un posto al sole con noi, ma magari avere anche un attore in presente. Assolutamente. Tra l'altro io poi ho scoperto che c'è un attore della serie che vive a Londra, vive all'estero, comunque si divide tra Italia e estero, tra Italia e Inghilterra, che è Peppe Zarbo. E noi, parlando proprio di italiani all'estero, insomma, lui è proprio, oltre a essere un attore di Un posto al sole, tra l'altro di una colonna, uno di quelli storici, Franco Boschi, è anche un italiano all'estero. Quindi questa iniziativa sicuramente per noi sarà fatta quanto prima, alla ripresa appunto di Italian Heritage, dopo l'ulteriore viaggio negli States di Patrimonio Italiano TV. Gigi, io direi, c'è un altro messaggio curioso e poi c'è una domanda precisa. Io leggo il messaggio che viene da Boston, da Antonietta, che dice: i miei genitori, Mimmo e Maria, quando guardano Un posto al sole, ci cacciano di casa. Cioè, dice, praticamente non vogliono avere nessuno possa disturbare, anche solo con un chiacchiericcio, la puntata. Loro che poi lì la chiamano la puntata, come si fa anche in Italia. Le persone del sud la soap opera la chiamano la puntata. La puntata. Io devo vedere la puntata, così viene detta, e dice che praticamente c'è bisogno di silenzio tombale per la visione appunto di Un posto al sole. Questo è un messaggio molto molto bello che fa capire appunto la passione. Poi c'è la domanda, e questa domanda ci viene da Antonio di New York, che credo sia tifoso della Fiorentina, perché ci chiede, e su questo potrai rispondere assolutamente tu: che ci faceva Maria Maurigi a New York durante la parata del Columbus Day, che ricordiamo abbiamo seguito anche noi di Patrimonio Italiano TV appunto con Maria Maurigi, sul carro della Fiorentina? Vedi, no, che sono, allora, attenti i nostri amici, vedi che ci seguono e arrivano anche dove non dovrebbero. Vedi che la riconoscono anche senza occhiali a distanza. Qual era il motivo? In pratica, diciamo, è un po' la colpa è nostra, ecco, nel senso che avendo, poiché Maria è stata con noi alla parata, siamo stati prima nella chiesa ad ascoltare la messa sulla Fifth Avenue per il Columbus Day, dopodiché siamo andati in strada e ci hanno invitato gli organizzatori del carro della Fiorentina, perché, come sapranno i nostri telespettatori, tra i nostri tra virgolette premiati di Patrimonio Italiano c'è anche il neo presidente Rocco Commisso. Quindi, diciamo, Rocco Commisso ci ha invitato a salire sul carro per incontrarlo, che per una questione diciamo di pochi minuti alla fine non siamo riusciti a incontrarlo, perché noi siamo saliti dall'inizio della parata sul carro della Fiorentina e siamo arrivati quasi alla fine. Poi sono dovuto scendere perché dovevamo realizzare i nostri servizi, avevamo il grande Nick Prudente con noi e altri servizi da realizzare. Io sono sceso, il presidente Commisso è arrivato, quindi sono riuscito a salutare solo il figlio, però questo lo recupereremo, in quanto il presidente della Fiorentina ci ha invitato, ecco, diamo anche un'anticipazione, ci ha invitato a Firenze durante il suo prossimo periodo italiano, che sarà dal 26 di ottobre fino al 10 novembre. Ci ha chiesto, quando eravamo disponibili, che ci ospiterà a Firenze, e quindi avremo l'opportunità anche di parlare con lui di calcio, di Fiorentina, ma soprattutto di italianità. Per quanto riguarda Maria, quindi Maria era con noi ed è salita sul carro, probabilmente l'hanno vista particolarmente coinvolta, non solo perché Maria, ricordiamo, palermitana, quindi ovviamente tifosissima del Palermo, infatti ha avuto l'opportunità nell'evento di Toni di Piazza anche di salutare e conoscere il patron Mirri, ma lei ha vissuto a Firenze per un periodo e si è fatta travolgere anche dall'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina, quindi per questo è il motivo per il quale era sul carro,
ovviamente festosa, perché poi ricordiamo che il essere italiani all'estero è un orgoglio ed è una festa, e quindi non è come in Italia che ci sono bandiere sportive o bandiere politiche, ma lì c'è solo una bandiera che è il tricolore. E abbiamo anche mostrato qualche scatto, giusto per corroborare quello che dicevi, la foto col figlio di commisso a cui hai dato il certificate, una copia del certificate. Sì. Poi gli daremo l'originale del Patrimonio Italiano Award. No, ma è bellissimo poi l'entusiasmo con cui il presidente vuole l'originale, la copia originale, che ovviamente ci fa solo piacere, ecco, questo, e dobbiamo ringraziare di questo i tanti, tanti italiani all'estero che ci seguono, perché ovviamente senza di loro noi non esisteremo. Esatto, e poi anche le foto di Maria ammessa appunto alla cattedrale sulla Fifth Avenue insieme a te e al mitico baffone Nick Prudente e la moglie Anna, ovviamente in vostra compagnia, insomma in bellissima compagnia. Bene Gigi, allora è uno speciale molto, come dire, vissuto, con tanto materiale, con tante chicche, con tanta carne al fuoco anche per tutti gli appassionati, magari qualcosina se la sono persa durante gli anni, qualcosina, qualche notizia, insomma non la conoscevano, e sicuramente vedranno anche le novità, quello che abbiamo mostrato noi di Patrimonio Italiano TV e quello che hai vissuto tu proprio in America con Amato e con Maria. Nel salutare ovviamente tutti gli attori, tutto il cast, tutti i componenti della meravigliosa squadra, la produzione, non vorrei fare nomi per non dimenticare qualcuno, e sicuramente potrebbe accadere. Noi diamo appuntamento tutte le sere in Italia dalle 8:20:40 insomma in poi su Rai 3, e gli appuntamenti all'estero non li citiamo perché sono poi troppi e rischiamo anche lì, insomma, di saltare qualche appuntamento. Che cos'altro aggiungere a quello che abbiamo già insomma detto, che sono 5.356 puntate, 5.356 al 21 ottobre, quindi nel giorno del 23° compleanno Un Posto al Sole ha superato di oltre 300 le 5.000 puntate, quindi un record, un traguardo veramente incredibile, che certifica, i numeri sono freddi a volte, però certifica ancor di più tutto l'amore, la passione e l'incredibile mole di lavoro che questi ragazzi tutti insieme svolgono, perché mi dicevi anche che non c'è un Chuck replicato, intanto non c'è un Chuck vero e proprio, ma sì, non come si replica, tecnicamente no? Accade per le soap, ma poi soprattutto quello che ho notato in quelle scene che ho visto, o sono stato particolarmente fortunato, oppure praticamente in quasi tutte le scene a cui ho assistito era sempre buona la prima, infatti poi scherzando mi dicevano o è buona la prima o si va avanti, non ci sta l'opportunità di fermarsi e di rimanere qua, dai, andare a cercare un po' una seconda, una terza battuta, quindi ecco, loro ormai sono molto molto allenati ed è una vera e propria palestra, infatti raccontavano pure alcuni attori che si sono dovuti allontanare per varie vicende o per motivi professionali o per motivi personali, quando poi ritornano devono subito essere pronti per ritornare sui ritmi lavorativi che sono veramente molto molto alti. Benissimo, e allora io direi di salutarci adesso e ci risentiremo con Italian Heritage nei prossimi giorni. Questo era uno speciale, sicuramente riprenderemo il discorso Un Posto al Sole, magari chissà da un'altra parte del mondo, non l'Italia e ovviamente non gli Stati Uniti. Io nel frattempo mi unisco ai tuoi saluti, saluto tutti gli italiani all'estero e anche gli italiani che con il loro lavoro e la loro attività permettono di mantenere vivo il nostro eritaggio culturale nel mondo, e do un saluto a tutti. Eritaggio è bellissimo, come sempre sai come colpirmi. Salutiamo ovviamente anche l'amico Jack Spatola per questa citazione. Benissimo, e allora cari amici di Patrimonio Italiano TV, noi vi salutiamo e vi lasciamo con la programmazione della nostra TV, che ricordiamo è attualmente l'unica TV di italiani all'estero omnicomprensiva, cioè di tutto il mondo, in onda in tutto il mondo. Buon resto di giornata dal vostro Mike Pilla e da Luigi Liberti. A presto.